In occasione della presentazione dello spettacolo teatrale Frigoriferi, una storia vera, basato su Frigoriferi di Mario Fratti, che andrà in scena sabato al Ridotto del Teatro dell'Aquila, abbiamo scambiato qualche parola con chi, tra gli altri, ha contribuito alla sua realizzazione. Siamo qui con Mario Fratti, drammaturgo italiano, aquilano per la precisione, di fama nazionale e internazionale. Ci vuole parlare di Frigoriferi, di come è nata questa collaborazione? Ecco, io ho scritto il testo che ha avuto successo senza musiche e Federica mi ha telefonato chiedendomi il permesso di musicarlo. Sono stato felicissimo di sentire che un'aquilana era interessata a un testo aquilano. Lei si è laureato a Venezia e se lei fosse rimasto all'Aquila ce l'avrebbe fatto ad ottenere ciò che ha ottenuto andandosene? No, certamente no. Io in Italia avevo vinto 33 premi teatrali e non avevo mai rappresentazioni. In Italia c'è tendenza a sabotare l'autore italiano. Quindi quando ho avuto una prima a New York ho capito che New York accetta i commediografi e sono rimasto. Vogliamo dare un consiglio a tutti i giovani aquilani che vogliono intraprendere la strada della recitazione. Devono andarsene? No, assolutamente no. Devono restare all'Aquila, amare la città e persistere. Perché adesso in questa città c'è più spazio, nel senso che spiritualmente l'intero mondo è con l'Aquila. Quindi c'è un terreno ottimo per scrivere opere che potrebbero essere accettate e sarebbero accettate senz'altro se avessero qualità. E se si insiste e persiste, c'è qualità. Lei cosa ne pensa del teatro aquilano, anche del piccolo teatro Z che è nato qualche anno fa? Ecco, un'ottima iniziativa, è un piccolo teatro, ma stanno preparando degli attori, stanno preparando dei testi, faranno testi italiani, quindi ogni teatro che fa testi italiani, e io conosco 22 autori validi, è un teatro che merita appoggio. La Regione ha contribuito sostanzialmente per la riuscita di questo progetto? Sostanzialmente ha finanziato il progetto per 80.000 euro, un progetto validissimo, multidisciplinare, come avremo modo di vedere domani nella prima che ci sarà qui all'Aquila, un progetto estremamente importante di coesione sociale che permette una produzione teatrale, nuovi linguaggi, l'Aquila chiama Broadway ed è un progetto che auspichiamo possa volare oltreoceano proprio per restituire alla nostra città la sua vocazione prioritaria, quale quella della cultura. Federica Ferrauto, si può dire che tutto è nato da te? Tutto è nato da un'idea così venuta nel giorno in cui ho scoperto appunto che Mario Fratti era l'autore della pièce dal quale è stato tratto il musical Nine e ho scoperto che Mario Fratti era un mio conterraneo, quindi l'ho contattato, gli ho chiesto la possibilità di lavorare sul suo testo, visto che sono la presidente dei Mamò, che appunto ci occupiamo di musical, facciamo musical da tanti anni, e Mario Fratti è stato contentissimo di concedermi la possibilità di lavorare sul suo testo, quindi il lavoro sul testo di Frigoriferi, sulla sua pièce è durato quasi un anno, e l'ho fatto, la squadra era composta da me, Marco Rotilio, Miriam Foresti e Augusto Marra, abbiamo lavorato sul testo, abbiamo scritto le liriche delle canzoni e poi il maestro Luciano Di Giandomenico ha scritto le musiche e da qui insomma è nato tutto, è partito tutto e spero che il nostro Frigoriferi, una storia vera, possa avere un futuro. L'Orchestra Sinfonica Abruzzese curerà le musiche di questo musical. Beh, insomma, è una collaborazione tra questa realtà aquilana che è produttrice di musical, che sono i Mamò, e l'Orchestra Sinfonica Abruzzese con un trio jazz d'eccezione proveniente da Roma. E insieme abbiamo realizzato questo musical che contiene tantissima musica scritta apposta su un testo di Mario Fratti, che è un autore americano di origine aquilana. In quanto tempo avete preparato tutto il materiale? Questo è un domandone. Noi siamo partiti relativamente tardi per una questione di finanziamenti, eccetera, insomma, legati al progetto. Quindi in 6 mesi abbiamo realizzato sia il testo che le musiche e di conseguenza la produzione.
Marco Rotilio, unico attore aquilano della compagnia. Sì, ciao a tutti. L'emozione è grandissima per questo progetto perché ci puntiamo da tempo, è un anno di lavoro che finalmente giunge a un fine che speravo fosse così, sinceramente, almeno come dire, come plot di uno spettacolo che di norma ci vuole molto di più per allestire, però abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di circondarci di grandi artisti, di un regista fenomenale, di Cinzia Pennesi, una donna tra le donne, una grandissima artista che ci ha preparato i cori, ovviamente di Luciano e di tutti gli altri. Io sono assolutamente curioso della reazione del pubblico perché è uno spettacolo forte ma simpatico, molto divertente. In quanto tempo siete riusciti ad allestire il tutto? Tecnicamente abbiamo iniziato le prove il 22 febbraio. Quindi rapidissimi. Sì, è stato un mese di prove tutti i giorni, tutto il giorno, grande impegno, ma grande abnegazione, come ha detto anche Mario, è vero. Lo dico perché ci si appassiona al teatro e ci si appassiona ai testi. Come ricordo che un anno fa, all'inizio di quando abbiamo iniziato a scrivere sul testo di Mario Fratti, abbiamo avuto le prime difficoltà e poi invece è uscito tutto insieme, come se fosse stato di getto. Lo stesso è stato per l'allestimento. C'è stato un inizio un po' così macchinoso e poi invece è venuto tutto così naturale che ho voglia, come dire, sono emozionato del fatto che possa essere rappresentato un aquilano all'Aquila da aquilani.